Incontriamo Ugo Carminati, presidente di Cremona Bricks, l'organizzatore di questa bella manifestazione che ha portato tantissime persone, tantissimi appassionati. Come nasce questa associazione? Come nasce questa passione? Beh, la passione nasce con la nascita, da quando ero piccolo, da quando tutti eravamo piccoli, abbiamo giocato con Lego e non abbiamo mai smesso. L'associazione nasce nel 2012 per poter organizzare questi eventi, altrimenti impossibili, perché è necessario parlare con le amministrazioni comunali e loro vogliono un interlocutore ufficiale. E quindi l'abbiamo creata, è nata da 7 iscritti, siamo in 100. Io ringrazio gli oltre 40 che sono qui ad aiutarmi, li riconoscete, sono tutti vestiti di giallo come me. E sono bravissimi. Siamo abbastanza oliati perché oramai organizziamo diverse manifestazioni all'anno, la più importante per noi è Cremona, ma adesso abbiamo deciso di allargarci con l'aiuto di qualche amico anche al lago. Desenzano ci ha accolto a braccia aperte e spero che l'anno prossimo ci voglia ancora. Io credo proprio di sì, siete soddisfatti? Siamo molto soddisfatti anche perché essendo il primo anno e c'erano molte cose che potevano andare storte proprio perché la prima volta non si sa mai quali sono le difficoltà che si incontrano, ma tutto sommato un po' l'esperienza maturata e un po' la grande disponibilità di tutta dell'amministrazione, dei commercianti, degli albergatori che ci hanno sostenuto, siamo riusciti a parare il colpo. Purtroppo un paio d'ore di coda, ma il successo non era prevedibile fino a questo punto, ecco. Benissimo, complimenti, alla prossima. Grazie, allora. Al prossimo anno.